Ebbene sì, sono io quello dello scantinato, da Terecina mi chiamano così, il miserabile dello scantinato. Vi ripresento ancora il mio scantinato, poi vi farò vedere anche la visuale dello scantinato. Io vengo definito miserabile da Terecina perché non sono allineato con questo pensiero unico che c'è anche su YouTube, ragazzi. Qui siamo come la Corea di Kim Jong, è gestita così l'Inter, come la Corea di Kim Jong. Pensiero unico. Saluto Malu, ciao Malu. Dicevi anche te, no? L'Inter è gestita sotto regime, anche a livello di, soprattutto a livello di YouTube, dove sono belli tutti allineati come le capre. Sono tutti allineati come le capre, poi ogni tanto fortunatamente c'è qualcuno come me che non ha padroni. Io non sono comprabile, ci avete provato, ma vi è andata male con tutte le moine. Io non sono comprabile. Non so, vi è andata male. Per quello voi dovete sperare che questo canale non esploda, a parte è nato da un anno, ma se questo canale prende sempre più voce, voi dovete sperare che scenda, perché se questo canale sale, io ve le spappardello tutte, non ho problemi. Quindi, ragazzi, se volete dare più voce al canale, dipende anche da voi. Basta iscriversi, è gratis l'iscrizione, iscrizione gratis e campanellina. Io ci posso mettere del mio, ma poi dopo alla fine siete voi che decidete quanta voce può avere questo canale. Lo sapete, io parlo espressamente di calcio, però sono anche una persona che ha un brutto difetto, a cui non piace essere preso per il culo. Quindi, gente che si sta bevendo qualsiasi cosa gli dice questa specie di proprietà. Quindi ora c'è il tesoretto. Attenzione, attenzione. Sono avanzati 30 milioni. Allora, innanzitutto, l'Inter non è una tabaccheria. L'Inter è un SPA. Il cinese, i soldi dell'Inter per i suoi problemi personali non li può usare, è illegale, non lo può fare e vi garantisco che non lo sta facendo. Non può usare i soldi dell'Inter. L'Inter è un SPA. Lui non può usare i soldi dell'Inter per tutti i suoi problemi personali. Cosa numero uno. Cosa numero due. Arnautovic è un'operazione con prestito con obbligo. A certe condizioni scatta l'obbligo di riscatto. È un prestito, Arnautovic. Sicuramente ci scatterà l'obbligo perché sono degli obblighi fatti apposta per far sì che poi scattino. La stessa cosa, Carlos Augusto, addirittura a Carlos Augusto prima rinnova con il Monza e poi viene in prestito. Quindi quando vi dicono tesoretto, che tesoretto è? Perché l'operazione Samardzic all'Inter non costava un euro inizialmente. Sono tutti pagherò, non c'è nessun tesoretto, non ci sono liquidi. Ci sono promesse, basta. Promesse di pagherò e basta. Perché te davi Fabian all'Udinese, l'Udinese ti pagava Fabian e automaticamente ci avevi il primo anno di prestito di Samardžić pagato. Quindi all'Inter Samardžić non costava nulla. Sarebbe costato a quello che verrà dopo il cinese, sperando che venga stasera, non domani, e che il cinese se ne vada subito. Mi dite, ragazzi, ma avete detto, Giuse, ma che accoglienza triste per Arnautovic. Cosa vi aspettavate? La banda? Arnautovic è stato accolto da chi gestisce il tifo organizzato perché ci dovevano andare. Normale, non è un acquisto che non scalda nessuno, ma sfido chiunque a dire che Arnautovic sia un acquisto che scalda. C'era l'unico acquisto che stava scaldando i tifosi, che era quello di Samardžić. E per varie ragioni è saltato per aria. Io voglio fare solamente un appunto all'Inter, nel mio piccolo. Potete avere tutte. È comunque una brutta figura. L'Inter ne esce comunque male, ma secondo me andava chiusa prima. L'avete fatta diventare una telenovela. Se non vi andavano bene, secondo me chiuderla almeno una settimana prima sarebbe stata una cosa migliore. Quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che ora c'è questo tesoretto Pavard. Scalvini, addirittura Pavard, che è in scadenza, dovrebbe rinnovare e venire in prestito, ma il Bayern chiede 35 milioni, Scalvini, l'Atalanta chiede 40 milioni. Questi sono giocatori, come li prendi? Con i punti fragola li prendi questi giocatori? Guardate
Vuoi fare 40 milioni di pagherò con il Bayern? Il tesoretto! Il tesoretto da Telescina lo stanno spingendo, il tesoretto. Ancora non mi sono interessato. A proposito, il brutto esempio di questa storia gestita anche su YouTube sotto regime di persone che offendono utenti perché chiedono solamente, ma non è che salta Samardzic. Cialtrone, Inter triste, gente offesa pesantemente, e poi dopo Samardzic è saltato. Quindi togliete gli abbonamenti. Guarda, vi do un consiglio: togliete gli abbonamenti a questi cialtroni che vi prendono in giro, donate ad un canile. Oppure io lavoro per un'associazione di ragazzi che hanno bisogno, che si chiama ATISB, ancora Torino, Imola, Savona, Bologna, per la spina bifida, associazione toscana, magari. Invece di donare soldi per farvi prendere per il culo, potrebbe farvi sentire meglio donare dei soldi a chi ne ha bisogno. Oppure aprire un canile gattile vicino a casa vostra. Quindi cosa sta succedendo? Poi veniamo anche a Inzaghi oggi. Attenzione, Inzaghi però, ho letto anche su vari post, è vero, è vero, è vero. Inzaghi comunque non vorrei che si creasse un alibi a 5 milioni all'anno, anche lui, perché dice, oh, non mi hanno fatto la squadra. Me l'hanno peggiorata la rosa, io faccio quello che posso fare. No, perché indirettamente, quando sei con le pezze al culo in questa maniera, te fornisci un alibi anche all'allenatore. Allora, se l'allenatore accetta una situazione del genere e non si dimette, Mancini si dimise per molto meno, non puoi fare storie, il caro Inzaghi. Quindi non sappi e non puoi usare la scusa che l'Inter non ti ha fatto la squadra quest'anno. Se accetti questa situazione, non ti puoi lamentare. Lo so che è ingiusto dare le colpe all'allenatore quest'anno, però anche l'allenatore non si deve lamentare, ragazzi. Bisogna essere onesti. Non è giusto scaricare, io ho fatto anche un video, non è giusto scaricare sull'allenatore le colpe, ma non è nemmeno giusto che l'allenatore ci campi sopra con degli alibi, perché ragazzi, sono tutti sotto pressione all'Inter. Come dirigenti avete accettato di lavorare in queste condizioni vergognose? Ragazzi, nessuno va puntato un'arma, avete deciso voi e vi prendete meriti e demeriti della situazione, perché poi tanto anche tante cose stanno cascando addosso a voi dirigenti, che state lavorando senza soldi, con promesse di pagherò. Ora però avete ritirato fuori un'altra volta il tesoretto, cos'è, un'altra favola? Lo scopriremo a breve se era un'altra favola, perché all'Inter mancano i difensori. All'Inter mancherebbe anche un titolare al posto di Acerbi, state attento, al posto di Acerbi mancherebbe un titolare. Mancherebbe uno a destra, un braccetto a destra, vedi, Pavard e Scalvini sarebbero perfetti. Un braccetto che sappia uscire, che sappia gestire bene l'uscita palla e che ovviamente sappia difendere e scappare all'indietro. I nomi sono giusti, Pavard e Scalvini, vediamo se li prendi. 35-40 milioni, voglio proprio vedere. Dì una cosa su Correa e Sanchez, poi se no sta diventando lungo il video. Guarda Cuadrado, Cuadrado salta l'uomo se va in terra, quando casca in terra Cuadrado prima di alzarsi ci mette un'ora, facci caso, e non rincorre mai l'avversario. Questo per chi sta elogiando il 17 della Juve, però siete liberissimi, siamo arrivati al punto anche di elogiare il 17 della Juve. Ma perché noi siamo una società di sani principi? Perché noi quando pattuiamo determinati parametri non ci abbassiamo i pantaloni. Infatti con Brozovic ce l'ho visto, avevi pattuito 24 e gliel'hai dato a 18. Comunque, Correa Sanchez. Correa Sanchez. Sanchez è lì che aspetta. Io te lo dico. L'allenatore non lo fa fuori Correa, perché un allenatore vuole, tra virgolette, detto in gergo calcistico, un allenatore che vuole mettere da una parte un giocatore non lo fa giocare tanto come sta facendo Inzaghi con Correa. Inzaghi, prima di ammettere che ha fatto sbagliare l'Inter a spendere 30 milioni, lo farà giocare fino all'ultimo, te lo dico io. E dare via Correa e mettere dentro Sanchez, visto che questo è un team istantaneo, è un team istantaneo per rimanere competitivo, Sanchez è qui e Correa è qua, ma l'allenatore, da come lo fa giocare, ti fa capire che lui vuole provare ancora con Correa. Questo è quello che io per ora vi dovevo dire, ragazzi, se vi fa piacere iscrivetevi, altrimenti va bene lo stesso. No al regime, no ai comprati e sì alla libera espressione. Ciao Inter!